Abbiamo scoperto in un altro video cosa sono i kami, ma nella mitologia giapponese cosa sono gli yokai? Termine composto da yo, mistero occulto, e da kai, strano o straniero, gli yokai sono delle creature sovrannaturali del folklore e della mitologia giapponese. Ne sono quindi inclusi mostri, demoni, ma anche kami, fantasmi, animali magici o umani mutanti. Protagonisti di leggende urbane e di altri fenomeni straordinari, essi derivano dalle più antiche cronache mitologiche giapponesi, datate intorno all'VIII secolo, ma anche da contatti culturali con i vicini paesi di Cina e India. A differenza dei kami, moltissime sono le raffigurazioni che rappresentano yokai, altre raffigurazioni classiche della mitologia giapponese. L'apparizione degli yokai è cosa tipica anche nei più moderni anime e manga. Infatti, già molti secoli fa, il tema degli yokai ispirava la realizzazione dei rotoli illustrati, che raccoglievano le leggende di uno o diversi yokai. La più celebre realizzazione di Makimono, lunghi rotoli illustrati, sugli yokai è stato Toriyama Seiken, nel XVIII secolo. Le sue stampe raggiunsero un successo così ampio che ancora oggi sono considerate il principale riferimento iconografico sugli yokai. Tra il XVII e il XIX secolo, l'arte e la mitologia giapponese conobbero un'età d'oro, e fra i soggetti privilegiati ci sono anche le storie di yokai, mostri e di fantasmi, nate nelle differenti regioni dell'arcipelago. Fu allora che i primi studiosi di folklore giapponese si preoccuparono di realizzare i primi bestiari mitologici, raccogliendo le tradizioni orali del Giappone rurale. La parata notturna dei 100 demoni di Toriyama è la più famosa di queste opere. Secondo le credenze popolari, tutti gli yokai escono dalle loro dimore abituali in certe notti prefissate per formare uno scenografico corteo di danze e canti. Queste sfilate sono note come le parate notturne dei 100 demoni. Si dice che chiunque abbia la sfortuna di incrociare la parata notturna dei 100 demoni andrà incontro alla morte a meno che non sia protetto da specifici talismani. La fama degli yokai conobbe un declino attorno al periodo della Seconda Guerra Mondiale, per poi tornare popolare grazie alle opere dei mangaka, i disegnatori di fumetti giapponesi, che attinsero a questo panorama folcloristico a piene mani. Innumerevoli esempi di rappresentazione di yokai possono essere quindi trovati sia nei fumetti che nell'animazione giapponese.